La nostra azienda, la Fratelli Rizzini di Magno, è nata nel 1972 dalla collaborazione di mio padre Guido Rizzini e i suoi fratelli. Durante questi 40 anni l'azienda è sempre stata alla ricerca di una continua innovazione per cercare di elevare il livello qualitativo, diminuendo nel contempo la quantità di fucili prodotti. Per questo motivo, fino a partire dai fine anni 70, primi anni 80, mio padre iniziò a sviluppare dei meccanismi nuovi proprio per riuscire a fare un fucile che fosse al 100% italiano e che non ricalcasse più quelle che erano le meccaniche o i sistemi di funzionamento di armi che comunque erano già state costruite un secolo prima dalle aziende inglesi. Abbiamo cercato di portare avanti questo modo di lavorare in modo da fare tutte le volte qualcosa che ci potesse distinguere, che potesse fare in modo che quando una persona, un cliente guarda a una nostra arma, la riconosce ancora prima di andare a leggere il nome che c'è scritto sopra. La nostra produzione attuale è mediamente di 10 fucili all'anno. Tuttavia, ci siamo dovuti attrezzare di macchinari importanti, anche per garantire una qualità meccanica che fosse all'altezza delle esigenze dei cacciatori moderni, perché dobbiamo tener conto che il fucile bello è quello che, oltre ad avere un'estetica importante, è però in grado anche di resistere negli anni a degli usi molto intensi. Perciò noi ci siamo attrezzati di macchine a controllo numerico che ci hanno permesso comunque di poter realizzare tutti i componenti, dalle canne alle bascule a tutte le varie parti del fucile. Le macchine vanno bene per realizzare i componenti meccanici che devono essere con tolleranze strette e molto precisi. Però quando il fucile deve prendere forma, deve essere assemblato, deve acquisire quel calore, quell'anima che lo differenzia appunto dall'arma di serie, a quel punto lì deve intervenire la mano dell'uomo. La macchina ci dà la precisione, mentre la mano fa le finiture, fa l'assemblaggio, rendendo tutto l'insieme molto più armonioso di quello che potrebbe essere invece un'arma completamente realizzata a macchina. Fin dalla sua nascita la nostra azienda è stata caratterizzata da una produzione di doppiette. Infatti sia i primi brevetti che tutti i passi successivi che sono stati fatti sono sempre stati indirizzati nella direzione di cercare di perfezionare al massimo la realizzazione e la costruzione delle doppiette. Questa evoluzione è poi proseguita in un secondo stadio e per un periodo di circa 10 anni si sono susseguiti, diciamo, degli studi, delle ricerche per riuscire a realizzare quello che era il passo successivo, vale a dire l'Express. Il terzo stadio di questa evoluzione è avvenuto negli ultimi 12 anni praticamente, dove noi, partendo da delle idee, abbiamo lentamente sviluppato il sovrapposto. Facendo questo abbiamo cercato di completare quella che poteva essere la gamma delle armi da noi prodotte, per fare in modo che la ditta Rizzini non fosse ricordata solo per le doppiette, ma potesse essere menzionata per l'intera gamma dei fucili che si possono costruire. Abbiamo realizzato questo sovrapposto, per cui di nuovo ci siamo avvalsi delle nostre idee per poter fare qualcosa che migliorasse meccanicamente e esteticamente quello che il mercato poteva già offrire a tutti i cacciatori, i tiratori e anche i collezionisti.
per noi è importante che tutti coloro che vengono a contatto con la nostra realtà ne rimangano così entusiasmati da essere invogliati a trasmettere a tutti coloro che incontreranno nella loro vita o nel loro paese questo nostro entusiasmo per il nostro lavoro e trasmettere questa cultura che c'è alle spalle del mondo delle armi da caccia.